Amici di Moto.it, siamo a Bergamo oggi per un test molto speciale. Proveremo infatti l'interfono off-road di Cellular Line. Per farlo siamo insieme a Simone Agazzi, che è team manager e pilota del team RS Moto Honda. Simone, raccontaci dove andiamo, è un posto che un po' ci fa paura. Ma sì, guarda, ho pensato a questo posto proprio per provare l'efficacia di questo strumento in zone un po' impervie, come è il Dente del Diavolo a Lumezzane, dove ci sfrutteremo anche l'esperienza, nonché la professionalità di Maurizio Gerini, nostro grande pilota del team. Quindi sì, il primo test lo facciamo tra appassionati e poi magari diamo un po' più, diciamo, di gas, diciamo, con me e Maurizio, e vediamo in tutte le situazioni come si comporta l'oggetto. Adesso lasciamo un attimo da parte l'interfono per dare un'esclusiva, un'anteprima ai lettori di Moto.it. Infatti l'anno prossimo il team RS correrà la Dakar con il qui presente Simone, con Maurizio e con Cerutti, che quest'anno ha fatto grandi cose nel motorelli. Simone, in bocca al lupo per la Dakar, però adesso lasciamo un attimo stare i rally, torniamo all'enduro per provare l'interfono Cellular Line dedicato all'off-road. Ok, andiamo, che c'è Gerini che ci aspetta sul Dente. Destinazione Lumezzane. Aspettiamo Gerry. Arriverà prima o poi, eh? Arriva, un po' lento, arriva. Ragazzo, però dai. Ma viene su da qua? Sì, da qua. Secondo me non viene neanche su. Scommetti che si ferma e spinge? Centino, no. Dai, centino. Dai, centino. Ci credete, io no. Dai che arriva, dai che arriva. Dai, dai che arriva. Senti, centino, centino. Ciao ragazzi. Ciao Maurizio. Come mannaggia, hai vinto te, ce l'ha fatta. Sono riuscito, non grazie, senza difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo guadagnato un centino. Sorpresa Maurizio, oggi farei una cosa che non hai mai fatto, anzi forse la fai, tu urli nel casco quando corri perché sei un po' suonatello. Qualche volta, dai. Questo è l'interfono Cellular Line off-road, è specifico per l'uso in fuoristrada. E dai, vogliamo mettere alla prova te e Simone, che ha già montato il suo interfono, sui percorsi del Dente del Diavolo. Così vediamo quante parolacce gli dici tu e quante te ne dice lui. Non registrate però, eh. Quindi amici di Moto.it, adesso li attrezziamo e partiamo con l'interfono Cellular Line. Si parte, te ne racconto quattro adesso, eh. Bello! Via! Hop! È doppio, quasi triplo! Buona! Adesso mangia te la mia polvere! Mi hai infilato bene, dai, bravo! No, toglietemelo, lo sento già tutto l'anno, anche quando vado in fondo, dietro che ad ogni curva vai di più, vai meno! È anche molto divertente! Vai avanti sempre te, così se cadi me lo dici, mi fermo! Gerry! Adesso che abbiamo finito i tempi, andiamo a farci un giro così in mulattiera, ci rilassiamo un po', dai. Moto cavalcata proprio. Dai, dai, che voglio divertire. Ah, no, qui che l'acqua ha fatto un disastro. Qua è meglio stare a sinistra. Su a sinistra. Salto. Qui andiamo, saltiamo la pozza. Oh cavolo, ho preso in pieno. Guarda qua cosa ti faccio, Simone. È un po' scivolosa. Attendo, eh. Oh, 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 oh. Anch'io. Vai. Oh oh oh, doppia! Occhio, occhio alle buche! Andiamo su da qua, Simo! Bello qua! Doppia traiettoria! Bello estremo, bravo! Salto! Sì! Ho esagerato un po' forse! Bravo, bello il tuo salto! Dai, vado io! Guarda il capo che stile, oh! Vai, fammi vedere tu, stiloso! Ah, bello lì! Ho sfollato! Ho sfollato, calzarola! Altra impennatina! Oh. Ugo! Guarda il nostro socio! Ciao! Saluta, Simo! Aumentiamo il passo, allora! Mi fa anche un po' di polvere! Scannatina così.
ben stretta. Strettina. Già. Occhio alle gambe, i piedi, non prendere dentro dei sassi. Destra, sinistra, destra, sinistra. Sei vicino, non ti sento. Vai, ci sono, Jerry. Non ti mollo. Una spallatina qua a manetta, dai. Faccio un po' di polvere. Dai. Ciao. Oh, 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 oh. Il canale. Oh, cazzaro. Occhio perché questo tubo è come andare sul ghiaccio. Ustia, che... Basta. Io sono arrivato, ciao. Sai cosa sembra? Sembra di fare trial e avere seguidores. Attento, è la curva. Non ho mai parlato così tanto in moto, cavolo, nella mia vita, come in questi 5 minuti. Oh, ma sai che ci si diverte davvero? Ti immaginati se facevamo la 6 giorni così? Sì, certo, così mi metto a ridere in mezzo alla linea, salto in aria. Ma pensa di essere in più di 2 o 3, che casino che si fa. So che fino a 4 possiamo usarlo. Sì, perché alla fine quando vai a fare la girata in moto sei tutto il giorno in giro tra amici, ma non parli mai, perché... Sta a sentire, andiamo a fare il passaggio hard? È come invitarmi a nozze. Vai avanti, fammi vedere. Provo semmai, dai, perché non sono così sicuro di riuscire a salire. Però qua è tosta, eh. Sto qua a guardarti. Qua è trial, eh. Oppla! Buono, no? Buono, bello. Ti aspetto qui? Bello deciso, come sai fare tu. È un bello strappo, eh. Mi tengo pronto a prenderti. Hop. Bravo, il pelo, ma boh. Ah, bello, bel gesto, bravo. Dai, vieni su. Prendimi, eh. Centro destra, eh. Ma ciao. Si vede che hai passato da trialista tu, eh. Ehi, canaglia, aspetta. Marca miseria, quando è davanti non capisce più niente. Stammi dietro se ci riesci. Adesso arrivo, adesso andiamo al fiume. Stai attento che c'è un bel gradino da fare, eh. Dov'è? Si fa bene? C'è un bel gradino, stai attento, eh. Porca miseria, gradino, col cavolo. Simo! Fermati che mi sono piantato, cazzarola. Aspetta che arrivo. Gradino. La cascata delle marmore, no, gradino. Vuoi una mano? Dai, che aspetta che arrivo. Cavolo, ho dato una botta sotto col telaio che... Adesso? Adesso? Tirami però! Prova a accendere la scuola che te lo aspetto io! Aspetta! Due! Oh. Maledetto! Comunque, questo oggetto qua in queste situazioni salva, eh! Certo, perché tu non mi aspetti mai, eri già in cima all'altra cascata! Cosa ne so che ti incastri su una cosa così? Chiama l'amico, torna indietro. Si può andare via anche solo in due. Di solito le compagnie sono tanti, però anche solo in due si viaggia molto in sicurezza. Qui vado pianissimo anch'io perché corona e tutto. Non me lo ricordavo così stretto. Sì, qua è bastardo. Quasi quasi mi fermo e gli do una mano. Questo lo faccio sempre centrale, guarda un po'. Bravo, bravo. Porca troia, occhio frana! Strappetto con la roccia, oppla! Sasso! Esatto, non si dietro di me. Anche se vai veloce il motore non si sente da questo affare qua. No, eh. È vero. E se si riesce a capire bene. Sassone. Io qua faccio parabola a sinistra e poi a destra. Hop. È fatto così? Sì. Adesso ci fermiamo qua sopra che li guardiamo salire, eh. Sì, Tanto! Che schifo! Ho respirato un moscone, cazzo. La nostra prova dell'interfono Cellular Line off-road è quasi conclusa. Adesso possiamo trarre le conclusioni e ci sono 3 aspetti che ci hanno conquistato. Il primo è la sicurezza, il secondo è il divertimento e infine la praticità di questo strumento. Della sicurezza ci parla Simone Agazzi. Sì, aspetto fondamentale dell'interfono Cellular Line off-road che abbiamo potuto provare oggi è un discorso di sicurezza, soprattutto quando sei magari a fare un giro la domenica con amici o quant'altro.
e poi avvertire se sei davanti il tuo amico, se c'è un ostacolo, un tronco da superare, piuttosto una salita ripida o una deviazione da fare. Oppure se sei dietro, hai un qualsiasi guasto o problematica, puoi avvertire subito il tuo compagno davanti o i compagni davanti, fino a 4, della tua problematica che hai avuto. Quello che dice Simone è verissimo, perché se sei dietro, ti sei bloccato contro un tronco o contro un sasso, come abbiamo visto col povero Maurizio che è agli inizi, quindi ha qualche problemino, avvisi subito quelli che sono davanti che ti vengono ad aiutare. Però altro aspetto che ci ha gasato oggi, no, Maurizio, è il divertimento, perché con la moto di enduro siamo sempre soli, con l'interfono non sei più da solo. Ben detto, difatti mi sono reso conto oggi che nonostante anche andando a fare i giri con gli amici, veramente se si sta fuori tutto il giorno finisce che parli quei 5 minuti quando ti fermi al bar e poi sei tutto il giorno comunque di fatto non parli con nessuno. Mi ha stupito il fatto di girare in moto, divertirmi e continuare a commentare la curva fatta benissimo oppure sbagliata, l'ostacolo che ti sorprende, magari ti fa fare quel rischio che non ti aspettavi e ti fai la risata mentre ti stai divertendo col tuo amico che è o dietro o davanti e ti continui a tenere in contatto. È stata una cosa molto simpatica che non avevo mai valutato sinceramente. Poi l'altra cosa che sottolineo invece io è la praticità, perché l'interfono Cellular Line Off-Road pesa 44 grammi e quindi si sente pochissimo sul casco. Ha un'autonomia di ben 12 ore e quindi si rivela praticissimo nell'uso, perché resiste anche all'acqua, l'abbiamo dimostrato oggi girando sulla cascata di Lumezzane, alla polvere e alla terra. Grazie Gerry e grazie soprattutto a Simone Agazzi, a RS Moto Honda di Bergamo, per questa giornata in cui ci siamo divertiti davvero tanto. Alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!